Io mi chiamo Benedetta Rossi e questa è la mia casa, il mio mondo, il luogo dove è nata e vive la mia cucina. E loro sono le persone che mi hanno insegnato tutto quello che so, che è fatto in casa per voi. La ricotta la possiamo usare in tanti modi, ma oggi io la userò per preparare un antipasto gustoso che sono sicura vi piacerà. Per fare le girelle di ricotta servono 250 g di ricotta fresca, 120 ml di olio di semi di girasole, 120 ml di latte, 400 g di farina e una bustina di lievito istantaneo per torte salate. Per il ripieno userò un po' di formaggio spalmabile e del pesto. Iniziamo dall'impasto. Per prima cosa verso la ricotta nella ciotola e la rompo un po' con una forchetta. Aggiungo anche mezzo cucchiaio di sale e poi i liquidi. Io ho usato la ricotta di pecora, ma quella vaccina va bene lo stesso. L'olio, il latte, aggiungo il lievito, e la farina poco alla volta, sempre mescolando. Quando l'impasto comincia a essere un po' più sodo, lo lavoro con le mani. Adesso che l'impasto è diventato più sodo, lo lavoro sul piano, poi lo stendo col matterello. Quando vado a fare la spesa mi lascio sempre consigliare delle persone che conosco, perché conoscono bene i produttori locali, quindi se c'è qualcosa di nuovo me lo consigliano. E poi quando torno a casa è divertente fare delle ricette nuove e sperimentare. Per impastare bene e non trovarvi tutte le dita sporche di impasto, il trucco è di impastare con questa parte delle mani, quindi spingere con questa parte qui. Questo me l'ha insegnato nonna. Quando si impasta, o perlomeno io faccio così, mi trovo a fare dei movimenti che non so nemmeno io perché li faccio. Mi ricordo che nonna faceva esattamente gli stessi movimenti, quindi probabilmente ho imparato proprio dal loro gesto. L'impasto è pronto, adesso lo divido a metà e lo stendo su un pezzo di carta forno, aiutandomi con il matterello. Devo fare uno spessore di circa mezzo centimetro. Taglio. Quindi metto un bel po' di farina sopra la carta forno perché è un impasto un po' morbido che tende ad appiccicarsi. Aggiungo la farina anche sopra e lo stendo col matterello cercando di ottenere un impasto rettangolare di circa mezzo centimetro di spessore. Una volta che abbiamo steso l'impasto in una forma più o meno rettangolare, non deve essere perfetta, viene benissimo lo stesso, aggiungiamo il formaggio spalmabile e un velo di pesto. Non so a voi, ma a me l'abbinamento del formaggio spalmabile col pesto fa impazzire. Oh, avete provato mai la pizza con la mozzarella di bufala e il pesto? Ragazzi, la fine del mondo.
Ho messo il formaggio, adesso metto un goccino di pesto, cerco di scolarlo bene, perché altrimenti in cottura l'olio viene fuori dalle girelle. E adesso, aiutandomi con la carta forno, arrotolo. Con l'altra metà dell'impasto facciamo la stessa cosa. Se volete fare una seconda versione, cotto e fontina. E adesso col coltello li tagliamo dello spessore di circa 2 cm. Io ho il mio coltello magico, che ha più di 40 anni perché era di nonna, lo usava per le tagliatelle, che è lungo, stretto e taglia molto bene. E li mettiamo in teglia. Inforniamo a forno già caldo e lasciamo cuocere a 170 gradi ventilato per 30-35 minuti, col forno statico a 180 gradi per lo stesso tempo. È passato il tempo, tiriamo fuori le girelle. Fare le girelle di ricotta iniziamo dall'impasto. In una ciotola mettiamo la ricotta, l'olio, il latte, il lievito e un pizzico di sale. La farina la aggiungiamo poco alla volta ed iniziamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta che l'impasto è elastico e meno appiccicoso, continuiamo a lavorarlo per un po' sul tagliere. Dividiamo l'impasto in due parti e stendiamo su carta forno dandogli una forma rettangolare dello spessore di circa 0,5 cm. Inseriamo la farcitura, formaggio spalmabile e pesto. Aiutiamoci con la carta forno e arrotoliamo la sfoglia. Tagliamo delle girelle di circa 2 cm e posizioniamoli su una teglia da forno. Cuociamo a 170 gradi per 30-35 minuti al forno ventilato, a 180 gradi per lo stesso tempo se abbiamo il forno statico. Siccome mi è avanzata un po' di ricotta, voglio preparare i calzoncini fritti con ripieno di ricotta, che sono un antipasto goloso, veloce e facile da preparare. Per realizzare i calzoncini di ricotta ci servono 220 ml di panna fresca, 300 g di farina, olio di semi di girasole e un cucchiaino di sale per l'impasto. Poi per il ripieno, la ricotta, della mortadella a dadini e delle olive nere. Per prima cosa versiamo la panna fresca in una ciotola e aggiungo il sale. Poi, sempre mescolando con le mani, inizio ad aggiungere la farina. Ne serviranno circa 300 grammi, poi dipende molto dalla panna, se è più liquida o meno liquida. Se non abbiamo la panna fresca, prendiamo quella a lunga conservazione e lo allunghiamo con 20 ml di latte. Quando l'impasto comincia ad essere sodo, lo porto sul piano di lavoro. Lavoriamolo per qualche minuto e aggiungiamo farina fino a quando non abbiamo un impasto bello sodo, omogeneo ed elastico. A questo punto, io adesso col mattarello lo stendo allo spessore di circa 0,5 cm. E adesso con un coppa pasta di 8 cm circa faccio tutti i dischi. Se non avete il coppa pasta, vabbè, pure un bicchiere, eh? Tolgo l'impasto che avanza, questo poi dopo lo rimpassiamo e ne facciamo altri. Intanto accendo l'olio, così si scalda. Intanto preparo la farcia, quindi mescolo la ricotta con la mortadella e le olive nere.
aggiungo anche un po' di sale. E adesso metto l'impasto all'interno dei calzoncini. Aiutatevi con un cucchiaino, così avete sempre la stessa quantità di farcia all'interno. Adesso per chiuderli bene faccio un giro di latte sui bordi, così oltre ad evitare il rischio che esca il ripieno, hanno anche un bel aspetto tipo merletto intorno. Adesso li chiudo. Prima sigillo bene con le dita. Poi faccio il merletto. I calzoncini sono pronti e adesso che l'olio è caldo li tuffo dentro. Appena si gonfiano li giro dall'altra parte. È normale che facciano delle bolle in superficie. Quando sono belli dorati poi li scoliamo. Magari su un foglio di carta assorbente, va bene la carta paglia oppure un pezzetto di carta da cucina. Tiriamoli fuori. E quando sono ancora belli caldi, mettiamo il sale, così si appiccica. I calzoncini sono pronti, quindi li assaggio. Il problema è che adesso me li mangio tutti. L'ho fatto in casa per voi. Per realizzare i calzoncini di ricotta prepariamo l'impasto con la panna, un cucchiaio di sale e la farina. Lavoriamo bene e quando è abbastanza elastico continuiamo ad impastarlo sul tagliere. Con un mattarello stendiamolo di uno spessore di circa mezzo centimetro. Con un coppa pasta di 8 cm di diametro facciamo i dischi per i calzoncini. Riempiamoli con la farcia di ricotta, mortadella e olive e friggiamo in olio ben caldo.